Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video lo vedrete un po' in ritardo perché, come sapete, chi ci conosce lo sapete, Auri compie gli anni il 27 marzo. Però, siccome c'erano altri video in programmazione, ovviamente lo state vedendo un po' in ritardo. Però mi faceva piacere rendervi partecipe di quello che ho preparato per la festa di compleanno a sorpresa di Auri. Allora, qui come vedete nelle immagini sto preparando le scatoline per la festa di compleanno del pomeriggio. Perché? Perché ho organizzato anche la festa di compleanno a scuola. Essendo che sono 21 bambini e poi c'erano pure i miei nipoti e gli amici, sarebbero diventati troppo, la verità, e mi sarebbe andato fuori budget. Quindi che cosa abbiamo deciso? Di festeggiarlo in classe. Nella classe ha invitato alcuni bambini, quelli più stretti a lei, e poi c'erano i cugini e gli amici. In totale il pomeriggio erano 16 bambini e quindi queste scatoline le ho preparate per il compleanno del pomeriggio. Come avete capito, il compleanno è a tema Stitch ed Angel. Quindi mi state vedendo, ecco, qui sono tutte le scatoline pronte che ho comprato già pronte, ho solamente scritto Aurora 8 e ho comprato anche tutto il resto delle cose per la scuola che man mano vedrete nelle immagini. Adesso sto riempiendo le scatoline che sono veramente giganti, ma non potevo riempirle tutte. Quello che vedete ho messo di base questo che state vedendo, però poi alla fine l'ho riaperte tutte e quello che c'era in più l'ho buttato dentro le scatoline, perché almeno erano tutte cose, non mancava nessun pezzo in ogni scatolina, e quello in più poi l'ho continuato a mettere nelle scatoline. Anche perché poi vedrete nelle immagini, per la scuola ho preparato anche delle bustine di Stitch, sempre con dei cioccolatini, delle caramelle, insomma dopo vedrete anche questo. Tutto quello che preparo lo preparo sempre la sera, visto che era comunque una festa a sorpresa, lei sapeva soltanto del compleanno in classe, quindi tutto quello che voi vedete lo faccio la sera in modo tale che lei non vede e non si spoilerà nulla. Quindi immaginate la stanchezza e poi la sera fare anche l'una, le due di notte. Adesso vado a preparare le cose per la scuola. Ho comprato queste bustine di Stitch dove vado a mettere un pacchetto di patatine, una merendina e la bustina con i cioccolatini. E a parte poi c'erano anche i succhi di frutta che non ho potuto comprare singolarmente perché nella bustina non ci sarebbero entrati. Quindi ho preferito prendere le bottiglie, ho comprato anche bicchieri, tovaglioli. Man mano nelle immagini vedete tutto. Questo era tutto quello che ho comprato per la scuola. Anche perché nella festa a sorpresa ho pagato a parte l'allestimento proprio di Stitch ed Angel. Guardate quanto sono carine queste bustine, ve lo volevo proprio far vedere in modo tale che vi do un'idea magari per i compleanni in classe dei vostri bimbi. Come vedete ho messo due bottiglie di succo di frutta, uno alla pera e uno alla pesca, poi ci sono i bicchieri e i tovaglioli, ho fatto i bicchieri rosa e i tovaglioli blu in modo tale da richiamare sempre il tema. Qui c'è anche la tovaglia di tavola in plastica sempre da mettere in classe e poi ho preparato anche la torta simbolica per farsi le foto in classe. Non ho messo la candelina perché le maestre non vogliono accendere le candeline, ma poi vedrete che gliel'ho fatta spegnere già di primo mattino. Queste erano tutte le bustine, in totale erano 21, quindi il sacchetto era pieno. E qui siamo alla mattina e come vedete le ho fatto il palloncino e questa è la torta che porterò in classe. Guardate quanto è carina, è un amore. L'ho fatta tutta io di sana pianta, è venuta molto molto carina. Questo è quello che ho preparato la sera prima, così lei la mattina si svegliava e trovava già il tavolo pronto per spegnere la candelina. Buongiorno, oggi è un giorno speciale per la mia principessa. Auguri! Buon compleanno! Vita mia! Oggi bella pimpante, ti svegli, vero? Subito! Subito! No! Guarda che tavolino, guarda che tavolino, la candela, è un piccolo pensierino nel sacchetto,
Avanti, vediamo che c'è in questo sacchetto. Un bagnoschiuma di lana, giralo dall'altro lato. Questo è così. Dell'unicorno alla fragola. E poi qui che abbiamo? Sveglia. Che abbiamo qui? Cosa sono? Due Tamagotchi, uno azzurro. Come Angel the Stitch. Mareo. Primi un desiderio e spegni la candelina. Bravo, auguri! Non può stare più, sta tremando. Tolgo la maschera qua, la banana, tu. Vai, 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 apri. 3, 2, 1, apri gli occhi! Dopo e la mia signorina è pronta a farvi vedere tutti i meravigliosi regali che ha ricevuto. Allora, intanto raccontaci, ti è piaciuta la sorpresa di ieri, la tua festa? Sì, tantissimo mi è piaciuta. E come ti sei sentita quando sei arrivata lì che non la sapevi? Benissimo. Cosa hai provato? Una sensazione che gridavano dei miei compagni. E tu cosa provavi? Batteva. Il cuore ti batteva? Eri emozionata? Sì. Va bene, cominciamo subito a vedere questi regali. Prendiamo il primo. Allora, porta merenda di Stitch e c'ha 3 reparti. Sì. Uno che qua si può mettere qualcosa. Sì. Vai. E poi qua c'è l'altro. Un altro reparto. Qua e anche qui un altro. E poi... tutte e due. Che è qua sotto, vai. Ok, guardate, bellissimo. Qua si può mettere magari anche il panino, certo. E insieme c'è anche la bottiglia termica. Questa qui è d'acciaio, non è di plastica. Ma sì. Quanto è carina! Carinissima, bellissima. Come quella del mio compagno, fatta di ferro, di acciaio. Fatta sì. Di ferro. Ok, prossimo. Ho 2 vestitini troppo bellini, ma quanto è carino questo. Guardate, c'ha i fianchi aperti da qui. Sì, e poi facciamo vedere anche questo. Aspettate. Mettilo bene. Se ci riesco. Che bello. Che carino. Questi ancora li dobbiamo provare. Ok, questi 2 bellissimi vestitini, andiamo avanti. Andiamo avanti e c'è... questa borsetta. Che carina questa borsetta, infatti, guardate quanto è carina. E si apre così. Che carina, è una delizia. Qua si può mettere col... il Tamagotchi. E ci può infilare. Così se ve lo volete portare, lo portate. Tutto lo puoi portare. Sì, ok, si chiude così, che carino. Okay. Andiamo avanti, insieme a questa c'era anche questa penna di Barbie. Sì. Infatti. Vediamo, è carinissima. Ok, andiamo avanti. Poi abbiamo Maria. Allora, questa maglia. Questa maglia bellissima. Insieme a questa c'era anche questa. Ecco qui, che questa è carina, è anche questa. Questa è la più bella. Questa è la più bella. Sì, questa è bella. Ok, andiamo avanti. E
questa penna di Stitch, sempre in fissa con Stitch quest'anno. Perché mi piace. Ok, c'è la penna e questo. E questo carinissimo zaino bello spazioso di dentro. Ma guardate quanto è bellino e definito, benissimo. Sì, c'è anche il portachiavi di Stitch. Bellissimo. Poi sempre di Stitch abbiamo le lenzuola, che belle. Non vedo l'ora che le lavo così gliele posso mettere. Bellissime. Andiamo avanti. Quest'altra penna, sempre come quella di Barbie, però è di Stitch. Poi il bagnoschiuma di Stitch. Che vediamo. Carino. Vuoi sentire il profumo? Io voglio sentire il profumo. Fa odore di fragola. Ok, andiamo oggi avanti. Allora, qua c'è. Qua cosa abbiamo? Il braccialetto. Guardate quanto è bello. Il bracciale è bellissimo. Che carino. Adesso lo mettiamo questo. Questo lo mettiamo. Altro regalo, abbiamo la spazzola. Spazzola di Stitch. Sempre. Poi abbiamo questo. È una pochette, c'è con il cerchietto, l'elastico e una fascetta. Che carino, ma la borsetta quanto è carina. Dovrebbe esserci anche un altro elastico, ma lei li ha aperti prima, quindi non sappiamo dove è finito. Vabbè, adesso questo gigantesco Stitch. Che carino. Parla pure. Ok, poi un altro Stitch a forma di cuscino. Bellissimo per dormire. Allora, altri regalini. Questo è Stitch, la collezione. Facciamo vedere cosa gli hai trovato. Gli ho trovato questo Stitch. Ok, questo è Stitch, come si chiama Stitch? Stitch Cupcake. Sì, qua c'è quel pacchetto e qua si trova quello raro. Ok, qui c'è tutta la collezione, per ogni pacchettino si trova uno Stitch diverso. Poi c'è questo. Questo bagnoschiuma, la fragola con le salviettine. Poi c'era questo Tamagotchi che già ne ho aperto uno, che è quello rosa. Sì, poi questo. Poi questo è un portachiavi. E chi è questo? Angel. Vediamo. Guarda. Ci vedere. Guardate. Ecco qui Angel. Anche se c'è Stitch. Vabbè, perché è di Stitch. Poi questa tazza bellissima per il latte. Che bella. Ok, poi? Lo zaino per la terza. Lo zaino per la terza. Guardate. Che bello. Questo qui è un 7 definito benissimo. Infatti, molto molto comodo anche all'interno. C'ha molte tasche, è stupendo. Infatti. Dobbiamo andare a prendere il portacolori uguale. Ha anche ricevuto dei soldini. Così andiamo a comprare il portacolore e dobbiamo comprare un sacco di cose estive, ovviamente, perché non le verrà più nulla, perché è tanto alta rispetto all'anno scorso, quindi dobbiamo comprare un po' tutto. Ok, i regali sono finiti, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!